Un breve ricordo di Edera, la partigiana Edera. Da nessuno può portarti un fiore. Edera fu la prima di 128 donne partigiane uccise dai nazifascisti a Bologna provincia. I loro nomi sono incisi su mattoni che spuntano da una lunga muraglia che costeggia una scalinata a Villa Spada. Questa passeggiata della memoria è stata realizzata nel 1975 dagli allievi del liceo artistico e dell'istituto d'arte, che hanno modellato anche i bassorilievi posti sotto quei mattoni incisi dai bambini di scuole elementari e medie con genuina calligrafia infantile. Uno dei bassorilievi riporta tra gli altri anche il nome di Edera De Giovanni. Al termine del percorso su un grande prato in salita sorge un monumento a un passato che non passerà mai. È costituito da tre grandi pannelli di bronzo, uno con dei giganteschi fiori, un altro con colombe della pace in volo e il terzo è una sorta di steccato che ricorda le baracche dei campi di sterminio. Sul primo spicca la poesia, scritta da una ragazzina ebrea, Alena Siukova, deportata nel lager di Terezin a 15 anni. Vorrei andare da sola incontro a gente migliore. Non so verso l'ignoto, dove nessuno uccide. E gli ultimi minuti di vita di Edera li ho immaginati così, in base alle testimonianze dell'epoca, che ti portarono davanti alla muraglia della Certosa. Dall'altra parte c'era la zona delle tombe monumentali, con quegli angeli tristi, le ali ripiegate, i volti chini su lapidi sbiadite. Tra loro doveva esserci anche il tuo angelo custode, arresosi all'orrore. Egon ti rivolse uno sguardo dolce, si sforzava di sorriderti. Le vostre mani si sono incontrate e strette forte. Il rumore secco, metallico degli otturatori che inserivano il colpo in canna. E in quel momento, tenendo sempre la mano di Egon, ti sei voltata. No, alla schiena no. Fu un attimo vederti in viso che nonostante le botte era ancora di una bellezza struggente, l'ufficiale esitò a dare l'ordine estremo. E tu, Edera, che zitta non eri mai stata davanti ai soprusi degli uomini, hai detto con voce chiara: vedo che tremate, anche una ragazza vi fa paura. Le raffiche ti hanno colta così, con gli occhi fissi sulle loro facce tetre, la mano di Egon stretta nella tua e lo scintillio nello sguardo del ragazzo slavo che voleva dirti: non aver paura, amore mio, ce ne andiamo insieme e non ti lascerò mai più. Con voi due caddero Attilio, Enrico, Ettore e Ferdinando, gli amici del banchetto di stilografiche sotto le due torri. Lo vedo spesso quel grande muro antico che delimita il cimitero monumentale della Certosa. E ogni volta ti penso, Edera, rivedendoti in quella rara foto, giovane e bella come eri a 20 anni, che 21 li avresti compiuti in luglio. Forse ti farebbe sorridere quel poco di retorica che accomuna tante lapidi, a te che sei diventata partigiana per voglia di vivere, non di sacrificio. Perseguitati in vita, uniti nella morte, il 1º aprile 1944 trucidati dal piombo fascista cui caddero fieri del loro sacrificio. E di queste tante donne uccise, a un'altra ho dedicato un capitolo di questo libro, Ribelli, ed è Mimma, Irma Bandiera. E anche
Anche su Imma partiamo dalla fine, in qualche modo. Un breve ricordo su come finì. La catturarono il 7 agosto 1944. Tornava da una consegna di armi alla base di Castelmaggiore e portava con sé documenti cifrati. Per i carnefici aveva una doppia colpa. Si rifiutava di rivelare i nomi dei compagni ed era donna. Si alternarono su di lei in tanti, ognuno inventando nuovi tormenti e sevizie innominabili, ma la Mimma non parlava. La baldanza dei carnefici si tramutò in livore e frustrazione. Avevano fatto parlare tanti uomini, spesso grandi e grossi, robusti come tori, cocciuti come muli, e quella lì, una donnina così esile. Niente, non apriva bocca e li fissava con quei suoi grandi occhi che risaltavano sul viso magro e la fronte ampia. Li guardava con un muto disprezzo, tutto il disprezzo del mondo concentrato in quegli occhi. Era ancora viva quando il 14 agosto gli aguzzini la scaraventarono sul marciapiede al Meloncello, sotto la finestra dei genitori. Uno disse: «Ma ne vale la pena, dacci qualche nome, potrai entrare in casa, farti curare. Dietro questa finestra ci sono tua madre e tuo padre». Mimma non rispose. La finirono con una raffica di mitra e se ne andarono imprecando. Appresa la notizia della cattura, si pose il problema se abbandonare i rifugi da lei conosciuti. È sempre stato così in qualsiasi lotta di resistenza a dittature in qualsiasi parte del mondo. Tutt'al più, dal combattente caduto ci si aspetta qualche ora di silenzio per dare il tempo agli altri di fuggire. Ma poi non si può pretendere da nessuno che sopporti le torture fino alla morte. E un partigiano disse: «La conosco la Mimma, lei non parlerà». E rimasero dove erano. Ho provato uno strano sentimento, abbastanza simile alla rabbia, ma diverso. Una sorta di delusione nei confronti dell'amicizia, che doveva unirli quanto e più degli stessi ideali. Che diritto avevano di darlo per scontato? Come si può pensare che un essere umano resista per 7 giorni e 7 notti a tanto orrore? Mimma lo ha fatto. Non ha parlato. Nessun altro venne catturato. Ma se avesse ceduto allo strazio del corpo e alle abominevoli umiliazioni inflitte al suo spirito, se Mimma avesse parlato, sarebbe forse meno limpida la sua figura? Meno giusto il bisogno di conservarne la memoria? Nessuno aveva il diritto di pretenderlo, e neppure di aspettarselo. La memoria è tutto. Senza la memoria siamo destinati a ripetere gli errori e gli orrori del passato.